Estate, tempo di letture. Oggi vi presentiamo Le chiavi della pace, il viaggio di Francesco nella terra di Abramo, di Stefania Falasca e Luca Geronico, casa editrice in dialogo. Protagonista di questo bel testo è la visita di Bergoglio in Iraq dal 5 all'8 marzo 2021, una tappa decisiva nel cammino del dialogo interreligioso. Geronico, giornalista di Avvenire e socio di Azione Cattolica, e la collega Falasca ci offrono articoli, approfondimenti su quello che è stato definito un evento storico. Arricchiscono il volume i discorsi del Papa nella terra di Abramo, il documento sulla fratellanza umana e la prefazione a cura del presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. È la testimonianza di un viaggio il cui messaggio complessivo è ben sintetizzato da Geronico. Papa Francesco si è recato in Iraq come pellegrino penitente di pace, a curare le ferite di questa chiesa, ma si è rivolto, data anche la sua rilevanza internazionale come vero leader morale mondiale, a tutta la società irachena. Il messaggio complessivo è quello della fratellanza umana, che dopo la firma del documento di Abu Dhabi nel 2019 e la pubblicazione dell'enciclica Fratelli Tutti, ha visto realizzare durante questo viaggio apostolico un secondo passo concreto, questo direi esperienziale, sul terreno. Certamente tutto il viaggio è stato mosso da un desiderio, da una spinta spirituale, anche se non sono mancati appelli alle autorità politiche. In definitiva, un appello a riscoprirsi tutti fratelli nella fede, perché figli dell'unico Dio. E allora anche noi possiamo raccogliere questo invito, aiutati anche dal prezioso contributo dei nostri due autori. E a tutti auguriamo buona lettura.